È dal 1926 emozionante, imponente, che aspetta la sua grande giornata. È la giornata del derby. Sono venuto qui a San Siro, là sullo sfondo, qui nel parcheggio dove arrivano i pullman del Milan. Vedo qua Milan Club Margherita, Milan Club Bisceglie, Milan Club Gravina. Hanno viaggiato tutta notte e sono qui per stare vicini ai ragazzi. Loro non parlano di mercato, non mettono gli hashtag out o in. Loro sono stati su un pullman 10-12 ore per star vicini ai ragazzi. Questi sono i grandi tifosi del Milan. Non quelli che criticano, quelli che amano. Amano svisceratamente. E fra poco tutto questo spazio si riempirà di pullman rossoneri da tutta Italia per stare, ancora lo dico, vicini ai ragazzi. E per stare vicini ai ragazzi sono venuto qui anch'io stamattina per questo video di metà giornata. Là, eccolo, San Siro. È una giornata più autunnale che invernale perché c'è una nebbiolina, la temperatura non è gelida, intorno ai 10 gradi. E si incomincia a respirare già l'atmosfera di San Siro. È derby, un derby dove il Milan vuole essere protagonista per riagganciare l'Inter, o meglio avvicinare all'Inter, tentare un aggancio, tentare di mettergli pressione, perché la pressione è importante, può esaltare una squadra, può preoccupare e condizionare l'altra. Quindi questa è l'atmosfera, questa è la sensazione alla vigilia del derby. Parliamo di formazione, l'abbiamo già detto tante volte quale sarà la formazione. A poco abbiamo aperto i petali della rosa e abbiamo scelto gli 11 che entreranno in campo. Si è letto tanto, si è detto tanto, poi fra un paio d'ore qui incomincerà a esserci il brusio che diventa sempre più alto, che poi diventa urlo. E poi quando i tifosi incominceranno a entrare a San Siro, ore 18, arbitro il signor Guida, e l'emozione poi salirà al massimo livello, al vertice della tensione, per ricordare un grande film con Ben Affleck. Il momento più bello, l'emozione più grande, è quando poi si salgono i gradini o si sale sull'ascensore, per chi è fortunato con gli ascensori, gli altri saliranno sui gradini e poi ti si presenta davanti il Prato Verde, che oggi sarà verdissimo e bellissimo. Ci saranno, è uno stadio più nerazzurro perché si gioca Inter Milan, ma io guarderò la curva dei ragazzi, che sa cosa inventeranno come scenografia. Ha vinto l'Oscar della più bella scenografia degli ultimi anni, quella dedicata ai medici nel derby di andata. Vediamo che cosa inventeranno i ragazzi della curva sud e che cosa inventeranno i ragazzi della curva nord. Questo è uno spettacolo nello spettacolo, uno spettacolo nello spettacolo. Già si incomincia a vincere lì prima delle partite. Ripeto, un'atmosfera da derby invernale, un derby che deve per il Milan passare alla storia, perché potrebbe essere il derby del rilancio totale dopo la sconfitta con lo Spezia, che pesa come un macigno sulle spalle dei ragazzi. Il Milan giocherà con un debuttante in porta, Maignan, abituato ai caldi derby di Lille e Lens, però indubbiamente non parliamo, pur rispettando la tradizione delle due squadre, di top club europei. Qui c'è tutto il mondo. Ho letto che la CBS ha organizzato uno speciale prima della partita, dopo la partita ha mandato giornalisti, ha mandato inviati, perché questo è il derby che vede tutto il mondo. Fuori dalla Premier League questo è lo spettacolo più, perché là in Premier League c'è l'alone, c'è la storia, ma qui storia ce n'è e tanta, e quindi è la partita forse fuori, ripeto, dall'ambito della Premier League, la partita più spettacolare, più attesa,
più sentita da milioni di tifosi che vogliono questo spettacolo. Ore 18, in Sud America, nel Centro America sarà circa mezzogiorno, saranno circa le 11, mentre è un po' più complicata la vita per i tifosi dell'Oriente e dell'Estremo Oriente, perché là già è notte. Ci sarà il presidente, ci sarà il proprietario, ci sarà il presidente Scaroni, ci sarà Ivan Gazidis che rientra dal suo viaggio istituzionale in Dubai, ci sarà il figlio del proprietario, Paul Singer, ci sarà Gordon Singer, che vuole essere vicino ai ragazzi per queste partite così straordinarie e così importanti. Insomma, la grande atmosfera per sostenere i ragazzi. Partiamo da Maignan, dicevo, debuttante, poi ci sarà Calabria, che con la maglia del Milan è nato, poi ci sarà Kalulu, che sta entrando sempre di più nei meccanismi rossoneri, da giocatore del Lyon B che avevo visto, giocatore normale, giocatore non straordinario, ma che lo scouting del Milan è riuscito a pescare, e l'allenatore Pioli, che ha, come dico sempre io, una caratteristica straordinaria. Con lui i giocatori non peggiorano mai, con lui i giocatori non sono mai, non rimangono sempre uguali, migliorano sempre. Di fianco a lui il capitano Alessio Romagnoli, che vuole festeggiare il derby. Sarà il suo ultimo derby? Non lo so, non ci voglio pensare, deciderà Romagnoli. Io spero proprio che Romagnoli non anteponga magari a un'offerta migliore il progetto Milan. Non credo che in Italia ci siano progetti più buoni o meno buoni, più stimolanti, perché lui ha preso da capitano il Milan in condizioni non facili, e lui ora sta guidando una squadra che è ritornata alla normalità. E veniamo al capitano di qualche partita fa, parliamo di Theo Hernandez. L'ultima partita forse per lui, l'ultimo derby forse per lui, l'ultima partita di campionato forse per lui, senza il contratto che lo legherà, lui sì che crede al progetto Milan senza esitazioni e senza timori di smentite, che lo porterà fino al 2026-2027. Lui è cresciuto qui, sta maturando qui, farà famiglia qui, ha la fidanzata e avrà un figlio qui, quindi Theo Hernandez ormai è un milanese e lo sarà per ancora tanti anni. Veniamo a un milanese, a un lombardo, parliamo di Sandro Tonali, un altro dei capitani in pectore. Incominciano ad essere tanti ed è un buon segno per il Milan il fatto che ci siano tanti capitani. Tonali, che chissà cosa darebbe per realizzare un gol nel derby, e di fianco a lui Tonali e Benasser dovranno lavorare in un centrocampo contro Brozovic e Barella. Barella, Tonali, Brozovic, Benasser, uno stimolo in più, mentre là davanti, signori, il presidente. Sarà forse per lui, anzi sarà certamente per lui, salvo cambi di direzione in questo momento totalmente non ipotizzabili, sarà il suo ultimo derby, che sì, lo vuole firmare con una grande prestazione. È un giocatore tetragono a ogni emozione, e speriamo che possa essere uno dei grandi protagonisti, siamo sicuri, come Giroud è il giocatore che di più alta esperienza internazionale, è l'unico campione del mondo che ci sarà in campo, perché lui è un campione del mondo con la Francia, l'unico campione del mondo ce l'ha il Milan e si chiama Oliviero Lo Sparviero. E poi c'è la freschezza di Selemaker e la classe di Leao. Speriamo che Leao trovi la giornata della continuità nella grandezza. Essere grandissimi tante volte non concilia col fatto di essere continui, perché i suoi strappi non può effettuare 100 strappi. Però i lanci su di lui possono esaltare le sue qualità, e i suoi cross possono esaltare la testa dello Sparviero, la testa di Olivier Giroud.
Non dobbiamo dimenticare che c'è Tomori in panchina, con una panchina con i Messias, con i Florenzi, tutti i giocatori che sono pronti a entrare nel caso servisse al Milan qualità oppure forza, classe oppure grinta. Quindi una bella rosa per Stefano Pioli. Stefano Pioli riesce in queste situazioni a tenere tranquillo l'ambiente, a tenere calmo l'ambiente, a stimolare l'ambiente senza mettere, lo diceva sempre Zaccheroni, un conto è la pressione, un conto è la tensione. Il Milan ha la pressione giusta, ma non deve avere la tensione, la frenesia. Per il Milan è la partita dell'anno. Uscisse con un risultato positivo, potremmo assistere a tre mesi per molti sorprendenti per noi normali. Non voglio pensare all'altra alternativa perché tanto non ci porta nulla, dobbiamo pensare solo in maniera totalmente positiva. Lì sullo sfondo lo vedete, fra poco San Siro incomincerà ad affollarsi anche questo parcheggio dei pullman e poi sarà il derby di Milano. Un derby, ripeto, per il Milan, l'ha detto anche Pioli, che deve dire se il Milan andrà da una parte, anzi salirà da una parte, o rimarrà dov'è, magari cercando di recuperare poi posizioni. Ma su queste ipotesi non voglio pensarci, ci sarà l'arbitro guida, un arbitro esperto, non parlo mai di arbitri, e ci speriamo che sia una bella partita. Io auguro all'arbitro guida di non vedersi mai, di fischiare 15 falli in tutta la partita, un po' all'inglese. Bisogna adattarsi alle abitudini degli arbitri e ci auguriamo che Guida non debba essere protagonista e domani non si parli delle ore su episodi di Moviola. Sarebbe il più bel derby anche senza gli episodi di Moviola, che indubbiamente o disturbano una squadra o disturbano l'altra squadra. Signori, lascio con questa immagine di San Siro, ancora ovattato là sullo sfondo, una meravigliosa immagine, la guardate, io mi sposto leggermente e poi sarà derby. Il derby più sentito, il derby che deve avere, mi auguro, una grande prestazione dei ragazzi. Ci crediamo, sono venuto qui per incominciare a respirarla e l'aria, vi assicuro, è meravigliosa. Vi conviene ad arrivare, perché se comincia a esserci l'emozione sta crescendo, la mia, la vostra, di tutti quelli che saranno qui ad assistere a questa partita straordinaria. Attivate la campanella per la notifica, mettete il like su questo video se vi è piaciuto, sicuramente vi è piaciuto perché là c'è San Siro, e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, che è venuto proprio qui a San Siro perché vuole trasmettervi l'emozione, le sensazioni di un grande derby.